Iniziamo fra pochissimo, prego i fotografi di lasciare il campo perché altrimenti chi sta dietro non riesce a vedere. Bene, iniziamo perché siamo in attesa di Vincenzo De Luca, che è il direttore generale per la promozione del sistema paese del nostro Ministero degli Affari Esteri, però c'è un problema sulla linea, dovrebbe arrivare a minuti, ma per non farvi attendere iniziamo comunque, anche perché abbiamo, abbiamo diversi interventi, e cominciamo col filmato. Sì. Va bene, in attesa che carichino il filmato, allora do il benvenuto a tutti, sono Andrea Segre, presidente del Centro Agroalimentare e della Fondazione FICO, mi hanno incaricato di fare da moderatore, del resto un professore universitario può fare questo ed altro. Allora apriamo la giornata, questa visita, prima voi, con il benvenuto del nostro padrone di casa, il sindaco di Bologna, Virginio Merola. Buona giornata a tutte e a tutti, grazie per la pazienza, grazie di essere qui e grazie della vostra attenzione. Come comprenderete, avendo visitato questo luogo, per noi, ma credo per il resto del paese, con la vostra opinione, si tratta di un evento eccezionale. Come è nata questa vicenda? È importante per il suo futuro sapere com'è nata. È nata quando Segre, il presidente del CAB, insieme alla mia vice sindaco Silvia Giannini, è venuta da me dicendo: guarda che il centro agroalimentare è un po' troppo grande per le nostre esigenze, dobbiamo ragionare su come riutilizzarlo, forse sarebbe opportuno pensare a una cosa tipo cittadella del cibo. Ottima idea, e qui entra in scena Oscar Farinetti, che penso sta entrando in scena per davvero, che ha subito accettato l'idea, e di questo lo ringrazio, e l'ha trasformata nel logo che vedete oggi, e non solo nel logo. Oh no! Ecco, adesso è il momento della foto. Allora. Scusate. Foto insieme. Possiamo riprendere il discorso, grazie. Prego. FICO, Italy World, fabbrica italiana contadina, che come avete visto significa in concreto e davvero poter esporre al pubblico europeo e internazionale, alle famiglie e ai loro bambini, come si coltiva, come si alleva, come si trasforma in laboratorio e produce e come si assaggia il cibo italiano. È un potente messaggio di Made in Italy che attraverso Bologna promuove il nostro intero paese per una componente fondamentale della sua cultura e della sua attività produttiva come l'agroalimentare. Dopodiché abbiamo cercato degli investitori che sono qui con noi. Questi investitori, a questi investitori abbiamo detto: questo posto è di proprietà del Comune di Bologna e resterà tale. Però è un posto che mettiamo a disposizione per questa impresa. Vi assicuriamo, nero su bianco, che entro determinato tempo avrete tutte le soluzioni urbanistiche edilizie approvate che ci chiedete. Questo è avvenuto, dopodiché arriviamo al cuore di questa bellissima iniziativa. Il cuore di questa bellissima iniziativa è una donna, Tiziana Primori. E non è un caso. Ci ha fatto lavorare meglio insieme e ci ha portato a questo risultato. Questo risultato è predisposto, è pensato. Non si può prevedere tutto, viviamo nella fase dell'incertezza, ma noi vogliamo trasformare il rischio in un'opportunità. Il sistema di accessibilità è predisposto, il sistema dei parcheggi è predisposto, è in progettazione la nuova linea di tram che collegherà anche FICO
è una parte della città al nostro centro storico. Bologna, città metropolitana, è diventata destinazione turistica, quindi gode di finanziamenti sia nazionali che soprattutto della nostra regione, che ringrazio, e abbiamo avviato la promozione di questo evento che oggi è al culmine grazie a voi tutti. Qual è il segreto? Come avete capito, idee, talento, ma soprattutto capacità di lavorare insieme. Siamo arrivati a questo risultato perché abbiamo lavorato bene insieme. Questo vogliamo dire oggi, orgogliosi di poterlo dire, al nostro paese. Siamo tutti pieni di talento, siamo tutti pieni di creatività, questa squadra lo dimostra, ma se non siamo capaci di metterci passione e perseveranza, i risultati non si ottengono. Quindi da Bologna, che con questo risultato punta ad accrescere la propria reputazione nel mondo, da Bologna che vive da sempre di relazioni con l'estero, grazie alla nostra università, alle nostre fiere, al nostro sistema di alta velocità, al nostro aeroporto, alle nostre imprese prevalentemente orientate all'export, Bologna si schiera dalla parte di stare in Europa e di aumentare ulteriormente le proprie capacità di accoglienza e di relazione con il mondo. Le mura in questa città le abbiamo abbattute all'inizio del secolo scorso. Abbiamo bisogno di ponti e abbiamo bisogno di relazioni, di interesse anche, dando la parola il suo giusto significato. Essere tra. Questo siamo capaci di fare come bolognesi, questo vogliamo dire al resto del paese. Gusto della perseveranza e frutti della passione. Questo paese deve ritrovare la grinta che è capace di avere quando riscopre le proprie capacità e il proprio saper fare. Questo vogliamo dire al paese e a tutti quelli che verranno a visitare questo luogo, perché questo luogo non è la Mecca del consumismo, questo è il luogo dove si impara il gusto italiano. Questo è il luogo di educazione alimentare, questo è il luogo di FICO, ma è il luogo della fondazione scientifico che si occuperà di educazione alimentare, di lotta allo spreco alimentare e di sostenibilità. Noi siamo quello che mangiamo. Questo lo diciamo a quelli che verranno dall'estero. È la nostra piccola vendetta sugli spaghetti alla bolognese. Noi siamo quello che mangiamo. Mangiare bene significa salute e sapere che chi mangia da solo digerisce malissimo. Grazie per essere venuti a Bologna. Grazie sindaco. Adesso allora chiedo di intervenire a Giovanni Bastianelli, che è il direttore di Enit. Grazie. A parte l'emozione di parlare davanti a così tanta gente e anche insieme a tutti voi, a chi è qui sul palco, devo dire che noi abbiamo fatto una ricerca come Enit in questi giorni, e l'Ipsos l'ha fatta per noi, e in 18 paesi. E la domanda era se doveste vincere una vacanza premio, dove andreste? Il 37% ha detto Italia. È nettamente il primo paese, perciò è il primo paese per il sogno, è il primo paese che tutti i turisti sognano nel mondo. D'altra parte, i dati di questi giorni dicono che l'Italia è la destinazione europea, diciamo, numero uno per i turisti che vengono da oltre Europa, ma non di poco. Il 24% dei turisti che vengono extra Europa vengono in Italia. Quindi vuol dire che il nostro brand è veramente un brand forte. Ma insieme a questo c'è anche un'altra cosa, che quest'anno l'Italia è il paese che nei primi 7 mesi è aumentato nel turismo più di ogni altro al mondo, 11.8%, la Spagna, per farvi un esempio, che è sempre stata avanti nella crescita, noi è al 5%. Quindi questo è un momento particolarmente favorevole. Qui siamo, diciamo, nell'apoteosi delle motivazioni perché l'Italia è a questo posto. E, diciamo, la diversità del nostro paesaggio, la diversità della nostra cultura, ma in questo momento la prima cosa che i turisti notano e apprezzano di noi è la diversità dei nostri territori e del nostro cibo. Il cibo inteso come prodotto del territorio, del piatto tipico, come io dico sempre, con quella cosa che nessuno ci può copiare, che è la tradizione all'interno del nostro mangiare. E quindi, diciamo, qui finalmente
anche noi, come tanti paesi al mondo, hanno qualcosa che rappresenta il punto di forza nel loro paese, un punto, un tempio dove si rappresenta il punto di forza del loro paese, anche noi finalmente con FICO dico che avremo il tempio di quello che in questo momento è la motivazione principale per i turisti di tutto il mondo per svolgere le loro vacanze. Grazie a tutti e grazie soprattutto a Tiziana, perché io sono contento e sono felice per lei oggi, ma veramente, e per Oscar Fainetti. Grazie. Bene, è arrivato, come avete visto, Vincenzo De Luca, che aspettavamo, il direttore generale per la promozione del sistema paese del nostro Ministero degli Affari Esteri. Ti passo subito la parola, subito. Grazie. Io sono anche un po' emozionato perché sono venuto qui con Tiziana, che c'era ancora l'Expo, e in fondo io questo considero un po' non solo la continuazione ma la sublimazione di un messaggio che abbiamo trasmesso a tutto il mondo in Expo. Vi ricordate il titolo? Feeding the Planet, Energy for Life. Ed era una scommessa, è una scommessa quella per l'Italia di porsi come paese leader nell'affrontare il tema della nutrizione, della sostenibilità, dell'agricoltura, del cibo, della qualità, della varietà, della storia, della tradizione, del rapporto tra cibo e territorio, tra cucina, tradizione, innovazione. Io penso che FICO sia un po' tutto questo, sia un racconto innanzitutto dell'Italia che si trasforma ma nello stesso tempo sviluppa al meglio una tradizione millenaria di varietà di prodotto agricolo, di varietà di vitigno, di cura del territorio, di trasformazione sana, sostenibile del prodotto. Ora noi subito dopo l'Expo, perché volevamo continuare questo racconto, come Ministero degli Affari Esteri, noi abbiamo promosso per Expo più di 1000 eventi in tutto il mondo, in ogni parte del mondo, abbiamo lavorato per l'Expo, ma non ci siamo fermati, col Ministro Martina, col Ministro Calenda, il ministro all'epoca Gentiloni, oggi Presidente del Consiglio, abbiamo voluto portare avanti questo progetto di un'Italia che si propone come leader del mondo. Naturalmente non siamo stati soli, perché questo non è un discorso istituzionale, questo è un discorso del Paese, di tutti gli attori, dei pubblici e dei privati. Italy è stata una flagship di un certo modo di intendere la cucina, il territorio, il prodotto nel mondo, cosa che non si era mai realizzata prima, ma insieme a questo abbiamo anche riportato una promozione della cucina italiana nel mondo, che è una cucina di qualità perché cucina di territorio. Io stabilirei sempre questo legame tra la qualità del nostro saper fare cucina, di saper lavorare il cibo, e il nostro territorio. E penso che FICO sia proprio la rappresentazione, la vetrina di che cosa significa dalla produzione alla trasformazione al consumo, all'educazione al cibo. Ora, noi siamo un paese che da questo punto di vista può vantare un primato. Bloomberg ci ha riconosciuto come il paese più salutare del mondo nel 2017. Perché siamo il paese più salutare, che ha una migliore salute? Perché curiamo il cibo, curiamo il rapporto col territorio, con l'ambiente. Abbiamo una varietà nella nostra alimentazione. C'è stata riconosciuta la dieta alimentare come patrimonio dell'UNESCO. E allora noi tutto questo lo vogliamo presentare, rappresentare nel mondo, ma soprattutto in Italia. Perché quando raccontiamo la cucina italiana nel mondo, raccontiamo i nostri territori. Quindi per quanto ci siano ristoranti di enorme, di grande qualità, e stanno crescendo i ristoranti di qualità italiana nel mondo, noi insieme all'Enit diciamo anche venite in Italia. I nostri itinerari enogastronomici. Noi adesso domani presenteremo a Roma la seconda edizione della settimana della cucina italiana, oltre 1000 eventi organizzati da tutto il sistema nel mondo, e al centro metteremo il cibo e il vino. Il vino è un'altra grande forza del nostro sistema. Guardate che anche dal punto di vista dei numeri, noi nel settore agroalimentare è uno dei settori dove siamo cresciuti di più come export. Siamo sicuramente in Europa tra i leader nell'esportazione in generale, siamo il secondo paese per surplus commerciale dopo la Germania, ma nel settore alimentare siamo cresciuti enormemente e secondo me siamo ancora al di sotto, ma molto al di sotto del potenziale che abbiamo. Ci siamo dati un obiettivo in Expo, se lo ricorda anche Oscar, 50 miliardi di euro per il 2020, ci arriveremo,
siamo già a 40 miliardi circa nel 2017 se continuano questi dati, e secondo me è un obiettivo ancora che può essere superato ampiamente se riusciamo a sviluppare tutto il potenziale. Se c'è un settore in Italia, un settore che, nel quale la qualità e l'innovazione ha riguardato tutte le regioni italiane, dal Trentino alla Basilicata, dal Molise alla Valle d'Aosta, dalla Sicilia al Veneto, è la produzione alimentare e la produzione vinicola. C'è stato un periodo in cui ci fu la crisi del metanolo. Secondo me da allora in poi l'Italia ha fatto un enorme salto in avanti nella qualità, nella ripresa dei vitigni. Noi abbiamo molti, ma molti più vitigni della Francia, perché abbiamo ripreso i vitigni autoctoni delle nostre regioni. Oggi dal Molise al Veneto non c'è regione che non abbia ripreso, sviluppato, coltivato e prodotto vitigni. Quindi io non voglio essere troppo lungo, voglio solo dirvi che il Ministero degli Esteri sta con questo progetto, ci sarà qui ovviamente tutto il governo presente, però vi voglio anticipare che FICO è stata già l'anno scorso una delle vetrine che abbiamo promosso nella settimana della cucina, lo sarà quest'anno, lo sarà nelle prossime edizioni, sarà un emblema di che cosa significa cucina e cibo in Italia. Grazie. Grazie, grazie Vincenzo De Luca, così finiscono, diciamo, gli interventi importanti istituzionali, adesso entriamo nel progetto e comincia Oscar Farinetti. Volentieri. Grazie di essere venuti, così tanti. Sentivo che lo ricordava già il sindaco, è una cosa importante che desidero che sia conosciuta. Alcuni anni fa Andrea Segre e Alessandro Bonfiglioli, rispettivamente presidente e amministratore delegato di questa cosa, lo erano, lo sono ancora, di CAB, hanno deciso magari di non comportarsi come fanno tanti che sono presidenti di enti pubblici, cioè di lasciarli vivere, andare così, e hanno deciso di sbattersi per cercare di dare una destinazione a questo luogo. Gli è venuta in mente questa idea straordinaria di creare una città del cibo e fortunatamente, li ringrazio molto per questi, sono venuti a raccontarla a me. E da lì è nata questa storia. Poi fortunatamente è arrivata il nostro vero capo, che è Tiziana Primori, che l'ha finito. Perché l'ha finito lei? Perché è una donna. Le donne finiscono quello che cominciano. Noi maschietti siamo un po' così. Non vi nascondo che durante il percorso di questi anni ho sperato qualche volta che lei venisse da me a dirmi: Oscar, non ce la possiamo fare, molliamola lì. Avrei goduto proprio di ah, che bello, ritiriamoci. Invece sta Criste l'ha finito. E adesso siamo qua. E adesso ci tocca portare a casa 6 milioni di persone. E le prime cose che mi hanno detto, dicendo che ho parlato, Madonna, ma com'è grande, ma sei grande, ma non è una troppo grande, ma non è troppo. E allora mi è venuto in mente che l'altro ieri erano alla stazione centrale di Milano. E ho immaginato questi signori, poi sono andato anche a studiarmi, adesso c'è una roba che si chiama Wikipedia, che è il nostro nuovo grande vecchio che ti spiega le robe, no? Quando ero piccolo io ci giravamo a guardare il grande vecchio quando non sapevamo qualcosa, adesso tac tac Wikipedia. Ebbene, sono andato a studiare, questi nel 1930 ha costruito quella roba lì e gli hanno dato a tutti dei matti. Perché, ma cosa fai una roba così grande? Era deserta quella roba. Ma pensate se quei nostri bisnonni non avessero pensato così in grande. Io l'altro ieri ero nella stazione centrale di Milano alle ore 18, non riuscivamo a passare dalla gente che c'era. Meno male che quei nostri bisnonni hanno pensato in grande e hanno sopportato delle critiche terribili che gli fecero allora. Cosa andate a costruire un santuario del genere? Prima c'era un francese che mi ha intervistato e io gli ho ricordato l'Oro Eiffel, che volevano distruggerlo per aver fatto quella roba lì, poi volevano demolirla subito. Oggi è diventato il loro simbolo. Dobbiamo rimetterci un po' tutti a pensare in grande, in tutte le maniere, e questo paese lo dimostra. Quando dico questo paese parlo di Europa. Quando mi chiedo dov'è FICO, FICO è a Bologna, che è una città dell'Europa e che ha la fortuna di essere in una regione dell'Europa, che è l'Italia, che è messa dentro il Mediterraneo e che per puro culo ha questo incrocio di venti, per cui ha la più grande biodiversità agroalimentare edibile del mondo, del pianeta. Siamo un paese che abbiamo un primato assoluto. Avrete letto tutti, entrando dentro Italy, dentro FICO, il motivo, a volte dico ancora un euro, figuratevi, dentro, perché le robe rimangono. Delle volte dico, ah, siamo un euro.
Allora, avete letto tutti entrando quella frase semplice: in Europa ci sono 1200 tipi varietà di mele, 1000 in Italia, 200 nel resto d'Europa. Per questo abbiamo fatto fico, punto. E Tiziana è andata a prendere questi meravigliosi 4000 contadini agricoltori della Val di Non, di Trento, della Melinda, che sono venuti a portarci qualche tonnellata di mele vere che avete visto lì entrando. Che cos'è fico in una parola? Lo dico, è semplice. Io dicevo l'altro giorno al mio socio, amico Gio Bastianis, che è qua. Dove sei, Gio? Eccola, alzati un attimo, Gio Bastianis, grazie che sei venuto. Lui è il più grande ristoratore d'America, è venuto in Italia. Tanto senza di lui non esisterebbe Italy in USA, e sapete cos'è Italy in USA. Abbiamo aperto per dire anche per capire che possiamo battere anche le nuove frontiere. Il 3 abbiamo aperto Italy a Los Angeles, 3 vuol dire 5 giorni fa. C'erano due grandi eventi quel giorno a Los Angeles: il lancio della Apple del telefono che si chiama X, mi sembra, e l'apertura di Italy. E quindi la gara, siccome siamo vicini, uno dei più grandi Apple Store d'America lì vicino a noi, la gara era capire chi faceva la coda più lunga, perché gli americani misurano il successo nella line, no? Chi ha più coda all'apertura. E loro prima alle 11, noi alle 6 di sera. Alle 10 del mattino, un'ora prima, avevano già 600 metri di coda per comprare questo telefono. Bravi, americani. Ebbene, i nostri ragazzi si sono vestiti un po' da contadini italiani, con dei cesti di mele vere, enormi, sono andati nella coda a dire: le mele vere le vendiamo noi, venite alle 6, sono più buone, costano meno, non sono neanche morsicate, gli dicevamo gli americani. Noi alle 5 del pomeriggio avevamo chilometri di coda, chilometri. On land che batte l'online, in line, ma soprattutto l'Italia che fa bella figura nel mondo. Come si diceva giustamente prima, finora abbiamo cercato di fare delle robe andando all'estero, giustamente. Siamo andati fin poco all'estero, troppo poco all'estero siamo andati. Noi italiani, figli di Marco Polo e di Cristoforo Colombo, uno che ha scoperto tutto l'ovest, l'altro che ha scoperto tutto l'est, siamo andati poco all'estero. Qualcuno è andato, tipo noi, abbiamo avuto un grande successo. Ma adesso è ora di creare infrastrutture in Italia importantissime per raddoppiare il numero di turisti stranieri. Facile. Dobbiamo passare da 50 milioni a 100 milioni di turisti stranieri in Italia. Si può fare. Pensate quanti posti di lavoro. Dobbiamo raddoppiare, come si diceva prima, le esportazioni dell'agroalimentare, della moda, del design, dell'industria manifatturiera di precisione, di tutto ciò in cui siamo vocati. Bravi. Fico Italy World nasce per questo e affronta il tema del cibo nella maniera più originale possibile, che è anche la più banale. Rimettersi a parlare del cibo incominciando dall'inizio anziché dalla fine. Normalmente si narra il cibo partendo dagli chef, e io li ringrazio da morire, perché questa storia di parlare molto più frequente di cibo in televisione. Io sono un grande fanatico di tutte le trasmissioni che riguardano il cibo, da Linea Verde alla Prova del Cuoco a Masterchef, mi piacciono. A parte il fatto che a me piace tutto, perché io in ogni roba cerco il lato migliore e trovo che è proprio stupido perdere sto tempo a vedere sempre i lati negativi delle robe. Mi piacciono da matti, hanno avuto un ruolo fondamentale nel creare una coscienza civica nel nord del mondo, cioè che il cibo è l'unico prodotto che mettiamo dentro il nostro corpo e quindi bisogna dare più attenzione. Ma normalmente si parte dalla fine. Qui abbiamo deciso di cominciare a narrare il cibo partendo dall'inizio, che è l'agricoltura, l'allevamento, le fabbriche, la trasformazione, e poi andiamo a tavola. In mezzo ci mettiamo un po' di divertimento. Sono andato in America, sono andato a vedermi Disney World, sono andato a Parigi a vedere Euro Disney, e non sono andato con la puzza sotto il naso di molti italiani che vanno con la puzza sotto il naso, ma no, ma Disneyland, Disney World. Perché noi ci dimentichiamo che nessuno di noi decide dove nascere e quando nascere. E quei signori che sono nati in America, a parte il culo che hanno avuto di nascere nel paese più potente al mondo, però la roba più vecchia che si sono trovati in casa è Fort Alamo, 1836.
E allora si sono inventati delle cose nuove, meravigliose, emozionanti, bellissime da raccontare. Perché Paperino è bellissimo, Topolino è fantastico, Pluto è la fine del mondo, la banda Bassotti che perde sempre perché vince sempre il buono. Non c'è, c'è poche cose più educative di Disney. E sono riuscite in questa nuova invenzione che hanno dovuto fare non avendo robe vecchie a crearci sopra una roba colossale che non è solo business. Loro considerano Disney World un patrimonio del loro paese, le università vanno là a lavorare e studiare. 21 milioni di visitatori il primo Disney World, ne sono arrivati altri 6 in concorrenza. Oggi Orlando, che non si sapeva neanche dove era sulle cartine geografiche, altro che Bologna, Orlando fa 56 milioni di visitatori ed è una roba importante per creare posti di lavoro, per tutto. Quando sono venuti a trovarmi Andrea Segre e Alessandro Bonfiglioli con questa idea straordinaria, io ero un po' che rimuginavo sul dopo Expo, stavo lavorando già per l'Expo perché dovevamo fare questo grande intervento come Italy, ed il problema è sempre il dopo. Io tutte le volte che passo a Torino, Italia 61, e vedo il Palazzo del Lavoro in quelle condizioni, e poi il Palazzo Vela, cioè le strutture di Italia 61 abbandonate. E infatti i nostri milanesi faranno una cosa straordinaria, all'Expo ci sarà un grande recupero, bravissimi. Però io immaginavo di arrivare là con una proposta di questo tipo. Era la mia libidine da sempre, cioè di aggiornare l'offerta di Italy, che è stata la prima al mondo a mettere insieme mercato, ristorazione, didattica, ma mancavano le due attività ancestrali, le più importanti, l'agricoltura e la trasformazione. E poi quando loro sono arrivati con questa idea, visto questo posto pazzesco, non vi era dubbio che bisognava farlo qui, perché questa città europea che si chiama Bologna ha la fortuna di essere, dico i cittadini bolognesi perché questa è l'ultima generazione di persone, generazioni prima di loro, che si sono solo inventati la prima università del mondo. Cioè è una roba importante che si sono inventati una città straordinaria all'interno di una loro micro regione dell'Europa, che è l'Emilia Romagna, che ha un successo clamoroso sia di turismo che di agroalimentare, che di manifattura, che di tutto, sono bravissimi. E poi ho pensato che logisticamente era perfetta, perché lo snodo ferroviario di Bologna è pazzesco. E a questo punto, adesso non ricordo più i tempi, ma l'amministrazione pubblica ha reagito con una velocità incredibile. Perché? Perché in Italia ci sono 25 milioni di immobili, come dice mio amico Sgarbi, 12 milioni costruiti dall'inizio al 1960 di quelli in piedi, altri 13 milioni costruiti dal 1960 a oggi. Di questi 25 milioni di immobili, 6 milioni sono vuoti e 2 milioni sono pubblici. E la cosa più stupida del mondo è aggiungere mattoni, portare via di nuovo terra a noi umani. E qual è la cosa più importante che può fare chi fa la politica, se non trovare una destinazione ad un meraviglioso immobile che è empty, che è vuoto, e convincere i privati a mettere tutti i soldi loro e loro non cacciare una lira, e diventare soci e, se va bene, guadagnarci. È questo che deve fare la politica, secondo me. E sono stati velocissimi. Cioè questa roba, mi diceva Andrea, è da 4 anni, no? Dall'idea che anno sei venuto da me a spiegarmi questa roba? 30 novembre, Sant'Andrea. Bene, quindi 4-5 anni dall'idea all'apertura. Guardate che è un record mondiale. Negli Stati Uniti non saremmo riusciti a fare una roba del genere, perché è difficile anche là. Guardate, quando si lamentano della burocrazia in Italia, molto spesso è un alibi, è una pigrizia per non fare le robe, sia da parte di noi imprenditori che da parte dei politici. A New York ci sono 10.471 leggi che regolano il retail, ed è giusto che ci sia grande burocrazia, perché la burocrazia è vitale per tenere insieme una massa di 7 miliardi e mezzo di persone, nel loro caso di 10 milioni. Ci va la burocrazia. Dov'è la differenza? La differenza è che a New York chi subisce la burocrazia si mette in fila, non chiede raccomandazioni, compila tutti i fogli, fa le domande per bene. Chi la gestisce dà le risposte. La differenza sta negli umani.
E qui in Emilia-Romagna e a Bologna abbiamo trovato persone politiche a tutti i livelli, veloci, che avevano, hanno capito, avevano piacere di fare questa roba e avevano in mente di fare questa roba. Credo che il sindaco Merola inviterà il suo collega di Lione, e speriamo venga il giorno 15, che come sapete ha dichiarato che li abbiamo fregati ancora una volta. Sapete, loro vogliono aprire la Citadel Gastronomique Mondiale a Lione, investendo 240 miliardi. Tu sai che là il pubblico mette tanti soldi in queste cose perché ci crede, ma fanno bene. I francesi da una vita che hanno... Pensa se in Italia tu avessi messo soldi in sta roba, le polemiche. Là invece i francesi sono contenti perché spingono la roba. Fanno la Citadel Gastronomique a Lione, un altro luogo d'Europa, che sarà la seconda capitale d'Europa del cibo, dopo Bologna, giustamente, che apre 2 anni prima, molto più grande, in mezzo al Mediterraneo. Qui dentro abbiamo copiato moltissimo i francesi, che sono bravissimi, da cui abbiamo da imparare da matti nel campo del cibo. Abbiamo copiato molto degli americani, che sono bravissimi nello storytelling e nel marketing. E abbiamo copiato moltissimo dai nostri contadini, dai nostri allevatori, dai nostri giardinieri, dai nostri trattoristi, dalle nostre fabbriche di trasformazione, dai consorzi meravigliosi che ci sono tutti. Oltre alle fabbriche, oltre a tutto quello che vedrete qua dentro, mi raccomando, non uscite senza aver visto tutte le giostre. Perché abbiamo fatto 6 giostre. Giostre, carousel, come Disney World. Con la differenza che noi, avendo qualcosa di un po' più vecchio di Fort Alamo, abbiamo il dovere di raccontare la nostra storia. E quindi in una raccontiamo la storia del fuoco, nell'altra la storia dell'agricoltura, partendo dal mondo, arrivando in Italia, la storia della pesca, la storia della domesticazione, la storia del vino, dell'olio extravergine, della birra, e c'è l'ultima, non perdetevela, dedicata al futuro. Guardate le nostre giostre. Guardate, ringrazio Cromwell, per questo ha fatto un lavoro straordinario, Ratti, altro lavoro straordinario, e poi guardatevi prima di scendere le giostre i film che i ragazzi del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, diretti da Maurizio Nichetti, che è qua e che ringrazio veramente molto, che hanno realizzato apposta per Fico, dei ragazzi straordinari, vedrete dei film pazzeschi. Fermatevi un attimo, tanto siete qui, poi tanto adesso che uscite andate in tutte le fabbriche a scoccare da mangiare, da bere, godetevi un po', godeteci. Io vi ringrazio da morire che siete venuti, vi prego, se vi è piaciuto parlatene tanto e non vergognatevi di parlarne bene, dateci una mano. Perché quello gli altri mi dicono, ma come 6 milioni di visitatori? E io dico, beh, io ci provo, mal che vada non ci riesco, ma ce la mettiamo tutta, privati, pubblico, città, ce la metteremo tutta per avere 6 milioni di visitatori e faremo di tutto per averli, perché se per caso arrivano è una roba fantastica, poi ci lasciano un sacco di soldi, posti di lavoro qui, posti di lavoro nelle aziende dove producono le robe che loro comprano qui, poi tornano a casa, parlano bene di noi e ne arrivano degli altri. E poi porteremo 300.000 ragazzi prima, italiani, tra gli 8 e i 16 anni, il momento in cui pare ragionare con la testa e col cuore, perché si rendano conto che culo hanno avuto a nascere in Italia e che magari gli venga in mente di dire, forse da grande mi dovrò sbattere un po' per farmi perdonare questa fortuna pazzesca. Vi prego, dateci una mano. Io credo moltissimo nei media e credo che l'opinione, voi avete una responsabilità enorme perché create l'opinione pubblica. E l'opinione pubblica è fondamentale perché a seconda di com'è l'opinione pubblica nasce la fiducia o la sfiducia. È l'unico vero motore che regola l'economia, che può ricreare posti di lavoro, è la fiducia. Perché senza fiducia restiamo lì, al palo, a fare regole, a fare tavoli, a mandarci a fanculo l'uno con l'altro, e così non si creano i posti di lavoro. Grazie, scrivete tanto e bene di noi. Grazie Oscar. Allora adesso interviene Alessandro Bonfigliole, che è il direttore generale di CAB. Grazie, buongiorno a tutti. Parlare dopo
Oscar è veramente un privilegio, se noi italiani fossimo tutti come lui, i francesi verrebbero in pellegrinaggio a imparare il marketing qui in Italia. Il ruolo di Oscar è stato straordinario in questa sfida che oggi noi siamo qui a festeggiare insieme a voi l'apertura di questo parco meraviglioso che non ha eguali né per dimensioni né per concetto al mondo in questo momento. Speriamo che ci copino, perché è sempre un bel segno. Solo volevo ricordarvi, quando siamo partiti avevamo di fronte una sfida difficile: riuscire a riposizionare il centro agroalimentare di Bologna salvaguardando le 800-900 persone che già vi lavoravano, creando valore ma trovando un nuovo modo di sfruttare, di utilizzare questi asset meravigliosi. Grazie all'incontro con Oscar, all'amministrazione che, essendo il principale azionista del centro agroalimentare di Bologna, ha creduto per primo in questo progetto. 4 anni fa siamo partiti con questa idea che oggi ci consente di dire che in questo comparto, oltre a FICO, che rappresenta certamente la cosa più importante, quella sotto gli occhi di tutti e che avrà sicuramente la maggior rilevanza internazionale, qui abbiamo un centro logistico, alimentare, scientifico, unico al mondo. Oltre a FICO è stato realizzato sempre in questi 4 anni la nuova area mercatale qui a fianco, anche in questo caso ristrutturando e riadattando degli immobili esistenti di quei 6 milioni che venivano ricordati prima e che oggi è senza dubbio non solo il più moderno ma anche il più tecnologicamente avanzato in Europa. Abbiamo in continuazione visite di delegazioni dall'Italia e dal resto dell'Europa che vengono a capire come, con riduzione degli spazi che hanno rasentato il 50%, oggi si riescano a realizzare volumi logistici alimentari controllati, 100.000 analisi l'anno su base volontaria, in questo spazio nuovo che è proprio qui a fianco. Ma non solo, la facoltà di agraria che ci ha dato la base scientifica e di ricerca con cui stiamo lavorando. Recentemente, grazie alla Camera di Commercio di Bologna, proprio in questa sede all'interno di FICO ci sarà la borsa merci del grano, quindi ogni settimana qui verrà battuto il prezzo ufficiale del grano e poco più in là avremo il laboratorio di analisi sempre della Camera di Commercio dell'Ager per le granaglie. Quindi abbiamo creato un polo logistico, alimentare, scientifico e culturale credo unico. Alle 800 persone che ora continuano a lavorare nella nuova area mercatale se ne aggiungeranno altre 1000 che lavoreranno all'interno di FICO, oltre al pool di tecnici e di scienziati che lavoreranno per le analisi. Ecco, noi crediamo che questo nel suo insieme possa veramente rappresentare un esempio, una sfida vinta tutti insieme, in cui il nostro paese ha dimostrato ancora una volta che quando lavora in sinergia è in grado di fare qualunque cosa. Finisco con un momento: a un certo punto qualcuno ha detto, quando siamo partiti, è una cosa talmente bella che non si può non fare. Ecco, io vorrei chiudere dicendo: è venuta talmente bene che non può non funzionare. Grazie. Grazie Alessandro. Adesso è il turno di Andrea Cornetti, che è il direttore generale di Prelio SSGR, che è la società che gestisce il nostro fondo immobiliare. Prego Andrea. Grazie Andrea e grazie a tutti voi per essere qui. Noi, come ruolo, come gestori di fondi immobiliari, abbiamo creato le condizioni per far partecipare a questo incredibile progetto tanti investitori istituzionali che investono attraverso il fondo PAI, che è uno dei 32 fondi che noi come Prelio SSGR gestiamo. In realtà noi però non l'abbiamo mai visto, io personalmente non ho mai visto in tutta la mia carriera tanta attenzione, tanto interesse e anche tanta emozione da parte di investitori come in questa circostanza. Questo è un fondo nel quale investono 25 investitori professionali, a cui se ne sta aggiungendo un 26esimo, che però a loro volta rappresentano tante altre anime, persone, soci, professioni anche, perché la maggioranza degli investitori sono investitori previdenziali, casse di previdenza. Quindi, facendo un calcolo più allargato, sono rappresentate tra gli investitori in via diretta e indiretta circa 3 milioni di persone, quindi è un numero enorme per questo tipo di iniziativa e di investimento. Perché c'è così tanto interesse, così tanta attenzione? La risposta che ci siamo dati è perché è un incrocio
di temi ed elementi che trovano qui un punto di incontro, anche se apparentemente sono temi, elementi, obiettivi difficili da coniugare. L'abbiamo ricordato prima, è stato ricordato prima, questo è un investimento che unisce il pubblico e il privato, terreni, asset di proprietà pubblica i cui diritti sono stati apportati al fondo con soldi di privati che sono serviti per la riqualificazione dell'immobile. È un luogo dove si conciliano a livello sempre investimento il ritorno dell'investimento, quindi il ritorno economico e finanziario nell'operazione, con la possibilità degli stessi investitori di fare un vero investimento nell'economia reale e responsabile, di partecipare comunque a supportare il paese, il territorio. Qua vengono creati posti di lavoro, è stato citato prima, 700 solo qua, 4.000 se consideriamo anche l'indotto, molti dei quali sono proprio le professioni, i mestieri che sono rappresentate dagli investitori stessi che hanno voluto partecipare all'iniziativa, ma è anche un punto di incontro tra produzione e distribuzione, tra didattica e gioco, tra ricerca scientifica e consumi. Ci sono tanti aspetti che apparentemente sono inconciliabili o difficili da coniugare che trovano qui il punto d'incontro. Ed è comunque l'esempio e la prova che quando c'è un'idea brillante, come in questo caso, e la voglia di lavorare tutti quanti insieme per obiettivi comuni, si riescono a fare cose incredibili, uniche, belle. E questo è stato possibile qua, anche in Italia. Grazie. Grazie, grazie Andrea Cornetti. Adesso ci alziamo in piedi perché, nel senso, mi alzo anch'io con Tiziana Primori, che è l'amministratore delegato della società Italy World, ma come diceva Oscar, è il vero capo di tutti noi. Vai Tiziana. Allora, intanto grazie di essere qui. È un onore per me avere realizzato questa idea stupenda nata da una sinergia tra pubblico e privato, tra tante menti. Se penso di aver avuto un merito è quello di essere riuscita in questi 4 anni col mio gruppo, Sara, Sebastiano, Thomas, Danilo, mio gruppo nel senso che abbiamo lavorato assieme e tanti altri che non sono in sala e stanno ancora lavorando, e soprattutto con tutti gli imprenditori presenti, con tutte le istituzioni presenti che hanno reso possibile mettere in fila le nostre eccellenze, il nostro saper fare, e hanno messo insieme quei dialetti dalla Sicilia al Piemonte, alla Calabria, a tutto il nostro mondo, a tutti i nostri paesi, alle nostre città, e hanno tirato fuori questo luogo che penso sia vero, unico, e spero che vi sia piaciuto tanto. E come tutti i luoghi veri, è imperfetto, come è stata imperfetta all'inizio di questa conferenza stampa, e come tanti problemi avrete visto fuori. Però vi assicuro che dentro c'è quello spirito, quella passione, quella competenza che rappresenta la nostra Italia. Grazie. Grazie Tiziana. Grazie. Grazie davvero anche per lo straordinario lavoro che è stato fatto. Dico anch'io 2 parole su questo parco, mi è venuto in mente sentendo il sindaco che è anche scientifico, in effetti ormai FICO, questo acronimo inventato dalla fantasia straordinaria di Oscar Farinetti, e io all'inizio quando ha detto sì cittadella del cibo nessuno capisce, si chiamerà FICO, e devo dire che con Alessandro siamo rimasti piuttosto così, ecco, perplessi. Fabbrica agricoltura, uno che ha fatto il preside di Agrare non può pensare italiana, contadini. I contadini dove sono? Ci sono gli agricoltori, ci sono gli imprenditori agricoli. Invece questo simbolo, questa apparente contraddizione funziona alla grande. Poi dicevo, scusa, ma andiamo in Giappone, cosa presentiamo? Come gliela vendiamo? Anch'io incomincio ad avere un po' di termini di marketing. Please come and visit FICO. Nobody will understand, nessuno capirà. No, si chiamerà Italy World, ed è questo poi il grande marchio
che ci porterà all'estero. Ma due parole sulla parte, diciamo, culturale, scientifica, didattica. Quest'anima che abbiamo a un certo punto pensato di costituire, la Fondazione FICO per l'educazione alimentare alla sostenibilità, cercando di coniugare, questa è una sfida, la parte ludica, attrattiva, la parte di intrattenimento, avete visto che meraviglia che è venuto fuori, e facendo vedere, toccare con mano queste filiere che noi all'università nelle aule raccontiamo in modo astratto, dal campo alla tavola, dal campo alla forchetta, e poi c'è dopo la produzione la trasformazione e poi la distribuzione e il consumo, ma nessuno capisce niente. Qui si vede tutto e deve attrarre, è come se fosse una grande fattoria didattica. E guardate il caso, perché in realtà è un caso, questi 8 ettari, questi 80.000 metri quadrati più uno spazio esterno di circa 2 ettari è la dimensione media delle aziende agricole italiane. È davvero un caso, ma forse non lo è del tutto, perché ci proietta fuori nelle campagne, nel mondo reale, ed è un richiamo straordinario alla bellezza, alla ricchezza del nostro paese. Ma questo luogo, l'avete visto, è stupendo, è meraviglioso, ma il nostro paese fuori è ancora più bello, ed è una citazione continua, e lo vedrete in ogni angolo. E la parte un po' più noiosa, un po' più pesante, diciamo, di noi professori che vogliamo insegnare le tecnologie, l'innovazione, ecco, verrà mixata, come si dice oggi, con la parte ludica, perché dobbiamo attirare i bambini soprattutto. Certo, Oscar diceva giustamente, li prendiamo dalle elementari e li portiamo avanti. E io, se fosse possibile, l'educazione alimentare partirei anche prima dalle materne, cercheremo di portarli qui, forse anche nei corsi prematrimoniali, a prescindere dal fatto che ci si sposi o meno, perché questo è il nostro obiettivo. E allora accanto alla filiera agroalimentare ci sarà una filiera unica formativa, perché avremo 120 imprese che fanno educazione alimentare, che fanno didattica, che faranno vedere concretamente cosa si fa. Avremo i professori e i docenti che prenderanno i nostri educatori, i bimbi dalle elementari, e arriveremo all'università. Ci sono 4 atenei nella fondazione: Bologna, naturalmente l'alma mater, alle spalle la facoltà di agraria, Trento, Napoli, Suor Orsola Benincasa, Pollenzo, scienze gastronomiche, università dedicata a questo tema, che porteranno appunto questa filiera formativa fino al dottorato di ricerca. L'innovazione sarà qui dentro, perché, come diceva qualcuno, in fondo l'innovazione è una tradizione ben riuscita. Ovviamente non l'ho detta io. Grazie a tutti, e adesso, prima del pasto e della visita, se ci sono, è una conferenza stampa, anche se un po' è stata trattata come un convegno, una bella conferenza stampa, se ci sono delle domande ovviamente siamo qui a disposizione di tutti. Ci sono dei ragazzi e delle ragazze? Allora, potremmo anche accogliere, visto che siamo tutti a disposizione, ci saranno domande per tutte, potremmo andare verso il centro del parco e poi ci domandate qualsiasi cosa, e soprattutto mangiate e assaggiate. Grazie a tutti.